un gradito ritorno di Alessandro IV che si esibirà nei nostri territori. Artista di fama internazionale, Alessandro, ho letto che questa tua passione nasce a 3 anni, ma soprattutto come nasce? Ero bambino, io non ricordo esattamente il motivo per il quale ho iniziato ad amare questo strumento. Sicuramente mi ricordo che prendevo il mattarello della pasta, mia mamma faceva la pasta, la mettevo al posto del violino, mi nascondevo dietro una porta e facevo finta di suonare. Questo era per me il violino, poi ho iniziato a conoscerlo nel tempo, quando comunque ho conosciuto e ho iniziato ad amare il sesso femminile, nel senso che io, per me il violino comunque è una donna, usarlo come una donna, e averlo addosso come una donna, violentarlo dolcemente, possederlo, per me è una cosa molto importante. È un gioco molto sensuale, è sempre stato circondato lo strumento del violino sempre da un discorso molto femminile, anche per la forma, insomma, è abbastanza eloquente, insomma. Non ho pregiudizi, non ho tabù, nel senso che il violino è sempre stato lo strumento del diavolo, è sempre stato lo strumento della proibito quasi, no? Poi nel tempo, come molti altri stili musicali, è sempre stato pulito. Qual è il compositore a cui ti senti più affine? Allora, ci sono varie situazioni. Ci sono i compositori che hanno dato le fondamenta alla musica, che sono Vivaldi, soprattutto Bach, Mozart, Beethoven. Poi, se vuoi prenderti quella turbinione alla pancia del romanticismo, quindi si va su Rachmaninoff, il secondo concerto pianoforte orchestra, avrei tanto voluto che fosse per violino orchestra. Io vedo ogni musica, ogni brano come una colonna sonora. Tutto dipende che cosa voglio manifestare, che cosa provo dentro, affinché io possa farti vedere cosa provo. Sei un violinista sicuramente anticonvenzionale. Pensi che ci sia un modo per far arrivare la musica classica ai giovani? Non dipende dai giovani sicuramente, dipende da come vi viene proiettata una situazione. Sicuramente i media, giornali, TV mi possono aiutare in questo. In che cosa? In cercando di far capire loro che la musica classica non è noiosa. Far ascoltare, per esempio, l'inizio di una quinta di Beethoven è molto rock. Non è un. Basta far ascoltare ai giovani ciò che loro già conoscono e amano. La quinta di Beethoven lo trovi in molti film. La nona di Beethoven la trovi in film Arancia Meccanica. L'adagio, il 488 di Mozart, lo trovi nel film L'Incompreso. E poi Wagner, Strauss, lo trovi nel 2001 in Siena nello spazio. Bach lo trovi in Super Quark. Se poi la chiamano mi piace quella canzone, ma facciamola chiamare anche canzone, l'importante è che la amino. Non esiste differenza tra musica classica e musica leggera, c'è differenza tra musica bella e musica brutta, e questo è molto importante, perché da quando l'uomo ha iniziato ad etichettare le persone, quindi di conseguenza etichettare gli stili musicali, si va a decidere che la musica classica è per persone colte, che cosa significa colte? Andare in giacca e cravatta? Allora io dovrei essere un vaso messicano a questo punto. Non è così. Dobbiamo aprire i teatri ai giovani, farli entrare come loro vogliono essere vestiti, dar la possibilità di entrare in teatri e provare ad entrare nelle piazze come i concerti di musica pop, di musica rock, ovviamente con un determinato programma che ai giovani arriva subito. Questo è l'importante. Quindi pensi che per andare a vedere un concerto di musica classica basti avere una semplice curiosità, oppure bisogna avere una preparazione preventiva? Una preparazione preventiva nasce nel momento in cui insorge un'attenzione. È come una bella donna, come un bell'uomo. Cioè, se io vedo una bella donna, la voglio conoscere. Non voglio conoscere una persona che non mi piace. Non esiste. L'amore verso una persona nasce quasi sempre dagli occhi. Ti piace una persona, allora vuoi conoscerla. Il più delle volte magari ciò che come è dentro non risulta bello come fuori, ma difficilmente ci si innamora prima di come è dentro. E poi magari uno c'ha un occhio qua e un capello qui e un dente qui, non credo che tu dica voglio conoscere quella meraviglia, non credo. Però, per esempio, ci sono tanti compositori, per esempio del Novecento, che sono musica contemporanea, musica anche moderna, che è difficile da ascoltare. Per esempio Shostakovich è un compositore che non ha fatto musica molto facile all'ascolto, molto difficile, però ha scritto un capolavoro
che tutti conoscono, ma non perché si chiama Shostakovich, perché lo conoscono nel film Eyes Wide Shut di Kubrick. Lo conoscete tutti questo, no? Allora, perché bisogna chiamarlo musica classica? È Shostakovich. Non chiamiamola musica con gli stili, chiamiamola col loro nome, con colui che l'ha scritta. Quindi, prima conosciamo la bellezza, ci piace perché ci parte dall'occhio, e poi diceva, ah, però, bella quella cosa, andiamo a conoscerlo. E poi ci sono pregi e difetti, mi sembra chiaro, ognuno di noi ha dei pregi per una persona che sono difetti per un'altra persona, le stesse cose, no? Però c'è dell'oggettività che non sarà mai soggettività, cioè la bellezza all'ascolto. Un'ultima domanda per chiudere, qual è il tuo rapporto con la fede? Wow, che domanda! Qua mi astengo, perché è difficile come domanda, molto.